Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiurano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre, Deo Fate. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto, Pregate per noi. nel primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Ricevo il tuo perdono, la
dolcezza del tuo amore, tu dobbiamo Gesù, tu sei santo, tu sei. Abbiamo letto il brano del Vangelo della giornata di oggi, dove Gesù ci richiama in che modo noi ci dobbiamo presentare davanti a Dio. E inizia proprio con la giustizia. La giustizia che non va amministrata per un vanto, o nella superbia, o per questioni politiche, sociali, ma la giustizia deve essere uguale per tutti. E c'è una giustizia che è la giustizia che si deve rendere ai poveri e agli oppressi. C'è una giustizia che va applicata per coloro che sono maggiormente bisognosi. La giustizia non è un condannare, la giustizia non è un vandarsi di condanne, ma è invece un premiare la giustizia per il povero, per i sofferenti, per i lavoratori, per quanti, per chi dà il lavoro, per chi ha bisogno, ecco, del pane quotidiano. Di questa giustizia parla Gesù, quella giustizia che va applicata nell'amore senza vanto, senza vantarsene, ma soprattutto applicare la giustizia nell'amore e nel timore di Dio. Proprio per questo Gesù richiama questo, il primo concetto in questo brano evangelico. Dimetti a noi i nostri debiti, come noi dimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, Deo e Fate, crediamo che il Signore siano impresse nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei, pregate per noi. Nel secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Mostrami la via per seguire te, apri i miei occhi, Gesù, donami la forza per camminare sulla via che hai tracciato per me. Tua croce io amerò e con te nel mondo la porterò. O Signore mia, per la libertà, se con me sarai io ti seguirò. Gesù, prima di tutto, chiama la giustizia nel suo diritto fondamentale, la giustizia dei poveri e degli oppressi, la giustizia che si deve fare nel timore di Dio, quella giustizia che oggi non c'è. Infatti, poi non ne parliamo di quello che avviene in Europa dove tutte le leggi sono fatte a proprio compiacimento. Non parliamo, ecco, di quelli che hanno il diritto. Vediamo la Grecia in che situazione è ridotta e dov'è la carità, dov'è l'aiuto. La Germania non ha mai fatto bene a nessuno. La Francia si professa laica. Facendo in questo modo si mette già al di fuori della vera giustizia, che è quella per i poveri e gli oppressi. Ed è vergognoso quello che la Francia sta facendo in questi giorni, chiudendo le frontiere di Ventimiglia. È vergognoso anche quello che fa l'Europa, ma anche quello che fa lo Stato italiano. In tutti i modi stanno distruggendo la scuola. Adesso c'è i gente, i quali domenica c'è una manifestazione a Roma, e vorrei che tantissimi genitori partecipassero contro quello che è l'infida, maledetta legge che vorrebbero far passare
inosservata, come avviene sempre in Italia, che aumentavano sempre la benzina il giorno prima delle vacanze, o che fanno qualche cosa quando la gente è distratta. Proprio per questo. E allora su questo, sull'oppressione, perché questo si chiama oppressione ai poveri, oppressione ai diseredati, oppressione agli operai, oppressione alla scuola, oppressione ai bambini, ai ragazzi, ai giovani. E allora questo, Signore, non devi permetterlo, non puoi, per il bene delle famiglie, la famiglia tu come l'hai voluta. Lo stesso Papa Francesco lo ha ribadito in questi giorni. Una famiglia sana, composta da papà e mamma e dei figli. Dobbiamo sempre, per secoli, i nostri padri, dalla creazione del mondo ad oggi, oggi in una società che è disumanizzata, vuole invece proporre leggi che vanno sia contro il senso del genere umano, ma anche contro la famiglia. Ecco perché Gesù parla di giustizia, quella giustizia che deve essere applicata. È mai possibile che in Italia i pochi diventano molti e i molti diventano pochi? Perché a questo partito o a quel partito o all'altro partito o ai grandi poteri forti o ad altri ancora pretendono e vogliono un'Italia al di là della naturalità, al di là, ecco, di quella educazione, o se si svegliassero quegli insegnanti, se si svegliassero quei veri professionisti di un tempo, metterebbero il volto dall'altra parte, ritornerebbero nella tomba di fronte alle zozzure a cui oggi si va incontro. La Madonna ci deve aiutare, la Madonna deve aiutare le famiglie, lei madre di famiglia, lei che con Giuseppe hanno costituito il bambino Gesù. I nostri santi, Valeriano e Cecilia, Tiburcio e Massimo. Lo stesso San Benedetto che ci richiama sul senso della famiglia. Proprio la vita monastica è basata sulla famiglia. La vita religiosa è basata sulla famiglia. Perché se non si parte da questo principio, che è quello della famiglia, non c'è giustizia, non può esserci giustizia. Leggendo il brano, la giustizia porta pace. Justitia et pax osculati sunt, si sono baciate, si sono abbracciate. Senza la vera giustizia non ci sarà mai la pace. Ecco perché imploriamo da te, Gesù, giustizia per ottenere la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto, pregate per noi. Nel terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Voglio adorare te,
Gesù tratta anche della preghiera. Parlando della preghiera, pone in evidenza la segretezza della preghiera, che non vuol dire che bisogna chiudersi per pregare, ma vuole farci capire come, se non c'è una profonda comunione con Lui, io e te, tu e me, è impossibile che la preghiera raggiunga il cuore di Cristo. Ecco perché parla di segreto, e quando parla di preghiera dice: non mettetevi là come fanno gli ipocriti, non dite che andate a pregare o che pregate, ma al di là di tutto questo vuole farci capire come far fruttificare la preghiera. Quello che Gesù dice è annodato da una parte, dove dice che ci deve essere la giustizia. Se io non sono giusto, se io non perdono, se io non comprendo, ecco, gli altri, non aiuto e non sostengo gli altri nella giustizia, come posso chiedere giustizia a Dio? E quindi è la preghiera, ecco il nodo, la preghiera che deve essere una preghiera costante, profonda, intima, creare un rapporto di amicizia tra me e il Cristo, tra noi e il Salvatore. Così, in quella profonda ed intima amicizia che ci porta a poter comunicare con Lui. Poi ci meravigliamo che chiediamo e non otteniamo, ma se non siamo nelle condizioni di poter chiedere, anzi se non ci mettiamo nelle condizioni di poter chiedere, ecco, giustamente, ecco, non può, Dio non ascolta. E allora non è importante come e quando, ma è importante che quando noi preghiamo lo facciamo soprattutto con l'umiltà. L'umiltà della creatura verso il suo creatore, del redento verso il redentore, di colui che ama, dal peccatore a colui che perdona. E allora questa è la condizione principale nella quale noi dobbiamo metterci davanti a Dio. Allora il segreto di cui Gesù ci parla consiste in questo. La preghiera non è fatta di parole, la preghiera è fatta sopra tutte sfere, fino agli ultimi siamo tutti peccatori davanti a Dio. Quindi questa è una condizione che noi dobbiamo avere per metterci davanti al Signore, per poter ricevere. Ecco perché Gesù ci dice: cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ma per cercare vuol dire che io devo cercare chi? Cercare Cristo, e per bussare devo bussare al cuore di Cristo. Dunque la condizione primaria per poter ottenere non è tanto quello di dire bla 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 bla, tutte queste cose, ecco, che soddisfano più noi che invece quello che deve essere la profonda unione con Dio. È come l'Opus Dei, la preghiera, ecco, il sacrificio eucaristico è l'eccellenza della preghiera. Quando si proclama l'ufficio divino, dobbiamo pensare a quel che facciamo, dice San Benedetto, perché tu non parli con me o con chissà chi, ma tu parli con Dio. E quindi mi devo mettere nella condizione dell'umiltà, della semplicità, del perdono, perché
il Signore a sua volta possa darmi, concedermi ciò che io chiedo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei. Pregate per noi. Nel quarto mistero gaudioso, l'assunzione glorioso, l'assunzione della Vergine Maria in anima e corpo in cielo. Benedetto sei, Signore, re di pace e di vittoria. Sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore. O Maestro, ci hai insegnato a
L'uomo giusto che può chiedere per ottenere bisogna anche dare. Ecco perché Gesù in questo brano evangelico mette in evidenza l'elemosina. Ma che cosa vuol dire l'elemosina? Dare quello che avanzo? O come fanno molte persone che quando vanno in chiesa vanno a pescare la monetina più piccola e non sanno che l'offertorio, quella monetina viene offerta a Dio? O come dobbiamo fare? Come quelli che prendono la busta davanti a tutti e te la danno per far vedere che loro fanno questo? O che cosa dire, che cos'è la carità? Perché qui è il principio della carità. La carità non sono queste cose. La carità, prima di tutto, è l'uso proprio che si fa nei confronti degli altri. Come io posso essere giusto e posso chiedere a Dio se vengo meno al principio fondamentale della carità, offrire se stessi per gli altri? Tutti si allargano la bocca, aprono le mani, e qualcuno si mette anche a piangere. Oggi è tutta una finzione di fronte alla sofferenza, al dolore che c'è tra la gente. Perché i veri poveri sono quelli che fanno silenzio, i veri poveri sono quelli che hanno la bocca chiusa, i veri poveri sono quelli che hanno bisogno, molte volte si vergognano di chiedere. Dall'altra parte poi abbiamo quelli che pretendono da Dio perché credono di dare. Ma che cosa bisogna dare? In Italia dicono che c'è la crisi, poi le statistiche dicono che è aumentato il risparmio. Allora, o c'è la crisi, perché la crisi non può far aumentare il risparmio. C'è qualcosa che non suona, che non ha senso. E allora quello che chiede Gesù, l'altruismo, è un qualcosa di più, è la spontaneità di aiutare, è la spontaneità di dare, è la spontaneità di dire, ecco, questo è per i miei fratelli, questo è per le mie sorelle, questo è per chi ne ha bisogno, ma da quella spontaneità interiore dell'anima, non il superfluo, ma la condivisione. Condivisione vuol dire che quello che ho, io ti do. Un pane si spezza in due, metà per te, metà per me. Perché se io butto il pane e poi ne do un pezzo al povero, io non ho fatto nulla, niente di niente. Ecco perché Gesù rimprovera su questo punto. Non abbiamo carità né per i vivi né per i morti.
Ci sono tante famiglie che i loro defunti li hanno dimenticati, non fanno mai un'opera buona a suffragio dei loro defunti, gli fanno neanche celebrare una santa messa. Siamo diventati con un cuore duro, ma molto duro, perché anche queste cose, invece anche questi anni che abbiamo trascorso di crisi, di congiuntura, non ci hanno insegnato niente, perché ha creato soltanto una forte avarizia, un'avarizia ancora più forte di quella che c'era prima. Proprio quando leggevo questo brano del Vangelo, che quando si fa la carità non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Non sappia questo, quello che fa è quello. Caro Gesù, i tempi sono cambiati. Qui nessuno caccia più niente. Quindi non si deve guardare né la destra né la sinistra. Qua bisogna infondere nella testa e far capire a tanta e tanta gente che quando si muore, nudo, nudi si nasce. E nudi si muore, lo diceva ieri, proprio lo leggevamo alle Lodi, ricordo molto bene quello che Giobbe ha detto. Nudo sono nato e nudo ritorno al Padre. Se da Dio ho ricevuto il bene, perché non devo ricevere anche le sofferenze e il dolore, diceva Giobbe. Dice Giobbe, ma qua il problema non c'è, perché qua non c'è la destra né la sinistra, perché la destra non dà niente e la sinistra neppure. Quindi, proprio per questo, ti chiediamo, o Gesù, di togliere questi cuori di pietra e metterci un cuore di carne, anche perché questi non sanno che oggi godono e domani soffriranno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Ave Maria. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto, pregate per noi. Nel quinto mistero glorioso, la Vergine Maria è Regina del Cielo e della Terra. Il brano del Vangelo conclude dicendo: quando digiunate non fatevi vedere malinconici, non siate ipocriti, cioè falsi. Caro Gesù, qui c'è però un grosso problema. Nel mondo si combatte l'obesità. Un'altra parte del mondo c'è gente che muore perché non ha un tozzo di pane. Ora, da una parte e dall'altra, l'ipocrisia sta in mezzo, è sempre in mezzo, perché i ricchi non aiutano i poveri e i poveri continuano a combattersi tra di loro. E qui il problema, caro Gesù, quello che tu ci dici è giusto. Non dobbiamo apparire né nella giustizia, né nella preghiera, né nella carità, ma che tutto sia dominato soprattutto dall'umiltà di queste cose. Ma a conclusione, chi è che digiuna? I digiuni liturgici? Lo fanno più per tradizione che per quello che veramente dovrebbero fare. Certo, ci sono delle persone, io dico sante, che fanno questi digiuni. E certamente il digiuno avviene secondo
quello che tu stesso hai stabilito, ma c'è il divario che tra gli obesi e quelli che si muoiono di fame. E qui come ci regoliamo? Tanto gli obesi sono come sono, quelli che hanno fame sono come sono. E quindi è qui, parte sempre dal principio della giustizia al povero e all'oppresso, della preghiera, da te si pretende tutto. Caro Gesù, da te corrono sempre quando hanno bisogno. L'egoismo è talmente grande che si dimenticano quello che hanno fatto prima e arrivano solo quando hanno bisogno. Guai a te se non glielo fai, perché poi diranno che tu non ci sei, che tu non esisti, che niente, sono tutte menzogne. I tempi, ai tuoi tempi, Gesù, ai tempi in cui tu camminavi per le strade della Palestina, erano tempi anche quelli duri, ma si riconoscevano i poveri dai ricchi, non si capisce niente. Come vorrei essere nato in quel periodo per vederti da lontano. Non so se ti avrei seguito o meno. Io questo non lo so, perché per seguire te, come ho fatto, è dono del tuo amore e da parte mia della mia indegnità. Però il problema è questo. Il problema è grande. Caro Gesù, come sai da noi come si dice? Che è sazio, non crede al digiuno. E quindi qui è il problema. Grande problema è proprio questo, quel problema che è diventato irrisolto da più di 20 secoli. E allora, Signore, tu che puoi cambiare i tempi, tu che puoi cambiare la storia, nella tua infinita misericordia, non ci abbandonare. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i benefici che ci hai elargiti in questa settimana, per la famiglia associativa, per i sacerdoti, per le sorelle. Anche le sorelle, è diventato difficile. Tutti che si vogliono sposare, tutti che vogliono i mariti. E poi, caro Gesù, dopo un mese e mezzo, due massimo, li lasciano e dicono: era meglio che mi fossi fatta monaca dopo. E quindi è qui, perché non c'è quell'ardore, non c'è quella fede. Ciò che manca, oh Signore, anche se tu ci sei, è la tua presenza nel mondo. Ritorna in mezzo a noi, oh Signore, a camminare nelle strade della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei. Pregate per noi. Dolce Vergine Maria, Salve
Sceso dal cielo e porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo, Signore nostro Gesù Cristo, per l'amore che hai portato in questo sacramento del corpo e sangue, concedi a noi che veneriamo questi santi misteri di riceverli nel giorno dell'incontro con te. Tu che sei Dio, vive e regni col Padre e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ecco, ringrazio tutti coloro che si sono uniti questa sera. Da ogni parte del mondo alla nostra preghiera si sono riuniti per implorare Gesù. Questo dialogo a tu per tu con Gesù è preghiera, una preghiera nella quale non diciamo cose, ecco, che sono nella stratosfera, ma nella nostra realtà quotidiana. So che domenica a Roma c'è una grande manifestazione contro la filosofia dei gender. Coloro che possono partecipare, è bene che ci vadano, proprio perché
In questo modo speriamo, ecco, che la scuola non sia ancora più corrosa, non dico corrotta, ma corrosa, ecco, più di quella che è. Poi vi ricordo anche il grande convegno che si terrà dal 24 di agosto al 29 agosto a Norcia Cascia, proprio in questo convegno dove ci ritroveremo attraverso i mezzi di comunicazione, ma tu per tu, uno accanto all'altro. So che le prenotazioni sono tante, quest'anno mi pare che hanno diviso gli alberghi, divisi nel senso, ecco, che i primi che fanno richiesta sono quelli che poi vengono accomodati nei vari alberghi, quindi chi deve farlo lo faccia subito e non si dimentichi di chi non può venire e deve venire a causa della poca funzionalità di denaro. E soprattutto per questo, mercoledì prossimo è la solennità di San Giovanni Battista. È il 25, il giorno dopo, è la giornata di preghiera che dobbiamo elevare al Signore per tutti noi che siamo nati e vissuti all'ombra della croce della Vergine e dei santi che ci hanno convocati. Fino a quando giungerà ai confini.